Con questo video potrei perdere la calma, letteralmente. Buongiorno. Buongiorno, gente, benvenuti in questo nuovo video. Che cazzo vuoi? Brutto merdoso. Vabbè, sì, un Apple Watch al polso non chiedi come mai. Ma state tranquilli, zio Filippo sta già lavorando al video, anche su di quello. Comunque, allora, oggi parliamo di WWDC, come direbbe non Sardegna. Allora, i leak ne ho già parlati, i rumors, tutta questa roba qua ne ho già parlato anche negli ultimi video, quindi, lo so, vi ho stufato. Quindi, quelle, vabbè, torneranno lunedì, poco prima della conferenza, un'ora prima della conferenza, ci sarà l'ultimo episodio di leak su WWDC per iOS 15, per iOS 15 e tutti i software che conosciamo già. Infatti ora dobbiamo parlare proprio di quello che io desidero. Perché sì, grazie Apple, esisto anch'io, cagami. Per il nessuno che sono Apple, cagami per favore. Perché anche le mie esigenze sono quelle della clientela media. Anzi, del pro users. Quindi partiamo subito con le mie esigenze personali molto importanti. Bella sta luce, mi piace. Allora, partiamo subito. Ovviamente da iPadOS, quello proprio. iPadOS 14 fa schifo, signori. Schifo, lo capite cos'è lo schifo? Esatto, è un software immaturo, signori. Immaturo per quello che è, ragazzi, l'iPad Pro M1 con 8 core di CPU, 8 di GPU, altro stesso sistema operativo con le stesse funzioni di un iPad Air 2 del 2015. No, quando è 2014? Ragazzi, è vergognoso. È vergognoso. Allora, intanto vi vorrei parlare brevemente dei dispositivi che verranno rimossi. Infatti verrà rimosso l'iPad 5 che non verrà aggiornato, l'iPad Air 2 che non verrà aggiornato, l'iPad Mini 4 che non verrà aggiornato e l'iPad Pro di prima generazione. Se l'iPad Pro per me era ancora uno degli ultimi dispositivi Apple, il tempo passa in fretta. Mio Dio, che caldo, madonna, fa un caldo boia. È un software immaturo. Per me dovrebbe essere molto più simile a macOS, con un desktop, se così lo possiamo definire, molto più simile a macOS. Delle funzioni in più simili a macOS. Io ci vorrei macOS, ma so che, visto che dovrebbe andare lo stesso sistema operativo su tutte le macchine, su un iPad Air 3, per esempio, macOS, come lo definisco molti, non ci andrebbe bene, non lo sappiamo, cioè non è che lo dico io, brutto cencione che sono, dice Mark Gurman o John Prosser, lo dicono anche loro, sapete chi sono, vero? Cioè, se no non siete veramente iscritti al mio canale, e se non siete iscritti veramente, fatelo, seguitemi anche su Instagram, sia sul mio personale, che dovreste vedere qua, sia su quello più tech, tecnologico, dove vi do tutte le info in tempo reale. Tutto tech, it, perché tutto tech, come nome, era già usato, quindi ho detto tutto tech, it.it. AndreaGaleazzi.com. What's OS? Vabbè, ok, le watch face, qualche funzionalità in più, ma sta schermata più o meno è la solita dal primo Apple Watch. Un po' di rivoluzioncina, dovrebbe arrivare lo scomorfismo dell'icona di macOS su tutti i device, anche qui, boh, ci spero. Poi non so veramente cosa potrebbero presentare, ma ci vuole anche una rivoluzione per questo sistema operativo, perché sennò lo possiamo definitivamente dare per morto. Come? E qui mi collego al terzo punto di oggi. TVOS. Dun, dun, dun. Quello schifo di TVOS. Vergogna. Non si devono neanche azzardare a lasciarlo così com'è. Quello è uno schifo. Sa anche bello il design, ma le funzionalità sono le stesse dal 2015, da quant'è. Ecco, appunto. Quindi magari anche qualche app in più importata dall'iPhone, ad esempio, come un po' vorrei vedere su iPad. Tipo una calcolatrice! Calcolatrice sull'iPad, per favore. È l'unica cosa che chiedo. Grazie, una calcolatrice su un iPad. Mi sembra ovvio che ci serva, no? Comunque stiamo dicendo,
delle app più importanti dell'iPhone, un po' più di funzionalità carine, magari in funzione del nuovo design del nuovo telecomando, non lo so. Qualcosa però me lo posso aspettare come Safari, ragazzi. Un browser su cui la TV serve per combattere anche con le altre smart TV, che sì, i loro browser sono scadenti, anche per quello Safari sarebbe una manna dal cielo. Safari non soltanto tutti come browser, e un po' hanno ragione, però sono smart TV. Sarebbe la manna dal cielo sta Safari! Safari che lo faccio io nella foresta se non mi metto calcolatrice sull'iPad. Lo faccio io, lo faccio io. Voglio quella calcolatrice, io la voglio, la esigo ora. No, aspetta, lunedì. E non ho altro da chiedere. Credo di aver chiesto anche troppo, scusa Apple. Ora mi metto a pregare. Però piccolo sfogo per i WWDC. Se non mi accontentano su nulla, probabilmente verrete anche post a WWDC. Iscrivetevi al canale, lasciate like per supportare questa povera persona. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, io mi sono fatto male.